Poi ci arriva anche un po' di fresco. Posso parlare? Allora, buonasera a tutti, sono l'avvocato Cerchiara, ci rivediamo dopo un po' di tempo. Ci sono alcuni argomenti di cui vorrei parlare che riguardano ad esempio i rapporti della comunità europea, ma questa volta qualcosa anche in generale, non dico di più importante, ma di più generale. C'è un articolo qui sul Corriere della Sera, oggi è il... sarebbe sempre il caso di dire... È sicuro che il Corriere della Sera, questa sì, non Repubblica? Mercoledì 11 luglio. C'è un articolo di Franco Venturini, Trump ha ragione ma sbaglia, il quale esprime un concetto molto semplice che noi avevamo detto già nelle precedenti occasioni. Uno Stato, se si organizza da sé, se si gestisce da me, gestisce molto meglio delle organizzazioni internazionali. Leggiamo proprio quello che dice qui. Perché sul contenuto del nuovo braccio di ferro, poi lui dice che c'ha ragione per altri motivi, che vabbè, li rispettiamo se lui pensa che siano sbagliati, va bene, però sostanzialmente... Cioè il sistema, scusa se ti interrompo, cioè il sistema precedente, il potere economico finanziario usuraio, che sta cedendo passo passo dopo aver fatto una difesa forsennata e dopo che i popoli del mondo tutti, compresi i negri utilizzati come migrantes, in realtà sono schiavi, e che stanno capendo che c'è dietro un giro di affari di carattere puramente usuraio e che ovviamente è il danno per tutti i popoli, a vantaggio di quelle 100-200 famiglie e dei servi di quelle famiglie lì, e basta. Quindi è chiaro che questi giornali, che sono sempre stati i vessilliferi del potere finanziario, incominciano a fare marcia indietro e incominciano a mettere qualcosa. Tra l'altro c'è un colpo che è riuscito a fare Trump proprio di recente, mettendo un uomo chiaramente di destra in un punto cardine degli USA, per cui anche da questo punto di vista in un ministero come... cardine, appunto. Quindi lui diciamo, vabbè, io adesso, che ha le spalle coperte, però quello che volevo dire io, che ho sostenuto per quanto riguarda soprattutto la Brexit, che un paese se si disciplina da solo rispetto a enti che non fanno altro che enti diciamo di carattere generale, anche che riguardano praticamente la materia non prettamente economica, quindi non sono il WTO ma anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, tutti questi enti lavorano non per il benessere dei cittadini degli stati membri o per i cittadini degli stati di tutto il mondo, ma lavorano per gli interessi delle multinazionali, lavorano per gli interessi praticamente dei poteri forti, e quindi è molto meglio che una nazione gestisca le questioni finanziarie. L'Europa è stata creata, cioè è stata fatta diventare così. No, perché... erano le previsioni che fosse una federazione di stati, se ne sono impossessati i finanzieri, i quali hanno messo a disposizione i loro servi. Esatto, quindi praticamente è un ente che poi è stato utilizzato al fine di superare praticamente i diritti delle popolazioni, sia di lavoro, in materia di lavoro che in materia sociale, che praticamente perché le nazioni non esistono più. Quindi praticamente i poteri forti tramite questo ente si sono accaparrati di un potere nei confronti delle popolazioni. Negli stati, lo abbiamo detto tante volte, come l'America, l'India, la Cina, il Giappone, la Russia, questo non succede, e quantomeno è contenuto. Oh, noi, adesso quindi, detto questo concetto, quindi anche la Gran Bretagna dimostrerà questo, essendo uscita dalla comunità europea, dimostrerà che si disciplinerà e gestirà molto meglio dei propri fatti. Vabbè, loro l'hanno sempre fatto comunque. Va bene, e continueranno a farlo, lo fanno bene. Qui si tratta di parlare di un altro discorso. Qui rispetto all'epoca in cui noi, io come consulegit, avevamo nucleato al termine degli anni 90. Spiega cos'è consulegit. Un'associazione di avvocati che ha nucleato alcuni principi di diritto del futuro. E questi principi riguardavano il miglioramento della democrazia. Non solo la democrazia non è migliorata, ma
tramite, non esiste proprio. Tramite praticamente la comunità europea si è superata la democrazia, perché quello che loro chiamano sovranismo, ed è una cosa per loro negativa, è un qualche cosa che praticamente doveva portare al miglioramento del rapporto tra Stato, pubblica amministrazione e cittadino, sempre più improntato a un equilibrio, perché già era a favore dello Stato e pubblica amministrazione. Con una nuova praticamente impostazione sociale, giuridico-sociale, che io con il dottor Mauro Fiore, con l'avvocato Mauro Fiore, avevo delineato, poi purtroppo il mio amico è deceduto, e lo saluto da qua, lui sta lassù e nell'alto, però io non mi sono dimenticato di lui, perché lui era un grande uomo di diritto. Avevamo ideato un diritto che abbiamo chiamato intersociale, che avrebbe disciplinato i nuovi rapporti tra Stato, pubblica amministrazione e cittadino. Purtroppo non solo non si è verificato questo, si è verificato l'opposto, che il diritto, che il rapporto Stato, pubblica amministrazione e cittadino non solo non è migliorato, ma è stato eliminato per dare il posto a dei poteri che non sono lo Stato, che governano il cittadino. Quindi, quando si leggono articoli come questo di Aldo Cazzullo, che parla di una destra, ecco che cosa dice: la Lega intercetta un sentimento eterno, quello dell'italiano che disprezza la politica, considera lo Stato come altro rispetto a sé, concepisce i pubblici poteri come eredi dei tiranni, vedi il fisco come un nemico, considera l'evasione fiscale una forma di legittima difesa. Che cosa hanno capito queste persone del rapporto sociale? Che ancora parlano di destra e di sinistra, e tanto per ricordare quello che ha detto Theresa May quando ha vinto le elezioni ai cittadini inglesi, che la stampa la deve piantare di vedere che il cittadino fa una cosa sbagliata se praticamente non sopporta la criminalità. La deve piantare se il cittadino subisce troppo la mancanza di lavoro. La deve mancare se il cittadino vuole difendere le sue ragioni e quindi di carattere giuridico. La deve piantare di considerare che l'immigrato è uno che aiuta, perché il cittadino, come ha detto un economista di sinistra molto illuminato come il dottor Rampini, il cittadino normalmente non può non vedere l'immigrato come un concorrente, e quindi la devono piantare. E queste, no, persone no, perché io rispetto le persone, queste idee un giorno devono essere modificate. Adesso, scusa, tu parlavi di questo discorso, io vi leggo il titolo dell'ultimo numero della Verità. La Verità quotidiana indipendente di oggi, mercoledì 11 luglio 2018. Miti da sfatare. Ecco perché gli immigrati non ci pagano la pensione. L'esempio di Abdul, operaio con moglie e tre figli, versa all'INPS 709,41 euro l'anno, ma ne incassa dallo Stato 1290 tra bonus e credito fiscale. Risultato, senza contare casa popolare, sanità e nido, costa 580,59 euro l'anno, alla faccia di Boeri. Questo è un numero veramente indicativo, che sta a dimostrare quello che noi abbiamo sempre detto, che questa immigrazione forzata, noi qui non stiamo parlando della immigrazione regolare, dell'immigrazione regolare. Ci sono in Italia 1 milione di badanti, sono badanti che vengono prevalentemente dall'est europeo. Ben vengano, perché svolgono un'attività lavorativa utilissima per la società e sono retribuite in maniera adeguata. Nessuno parlerà male di queste persone, nessuno parlerà male dell'immigrato che ha già un suo lavoro. Noi stiamo parlando della massa umana, merce nelle mani dei negrieri, che sono quelli che stanno rovinando l'intera società europea, Italia soprattutto,
con tutte le conseguenze che conosciamo e sappiamo perfettamente. Qui non c'è nessuna giustificazione da dire, noi dobbiamo dire solo che sono stati identificati i delinquenti negrieri, e questi delinquenti negrieri, quando avremo la possibilità, troveremo il modo di punirli come obiettivamente si fa con i negrieri. Dopodiché leggerò un piccolo articolo, tu hai citato Federico Rampini, il quale Federico Rampini è una persona che dice le cose come stanno, ragiona, ancorché essendo un giornalista di quell'area lì, perché scrive su Repubblica, scrive sui periodici di Repubblica e quant'altro, però evidentemente è un uomo che si sente sicuro di se stesso e presumo che non abbia paura di essere licenziato e dice le cose come stanno, lo leggerò dopo, tu continua. Allora, quindi no, perché sennò saltiamo ogni volta, parliamo di un argomento, e bisogna parlare di un tema. Quando ritorniamo sull'immigrazione, noi abbiamo detto quei libri, quegli studi che dicono che questa immigrazione, Paul Collier, la dottoressa Greenhill, come si chiama di nome in questo momento, mi sfugge, sono studi di carattere universitario importantissimo. E praticamente ripetiamo invece quello che ha detto la Theresa May, ha indicato che non possiamo assolutamente difendere le imprese che pagano meno il lavoro degli immigrati, al contrario dobbiamo difendere i cittadini che vogliono preservare i diritti di lavoro. In questa maniera noi difendiamo la nostra civiltà ancor prima della nostra nazione. Le imprese devono impiegare lavoratori inglesi, le imprese italiane devono impiegare i lavoratori italiani prima, poi tutti gli altri. Essa ha criticato politici e opinionisti che trattano il patriottismo come un fatto disgustoso, l'allarme per l'immigrazione come un atteggiamento provinciale, la richiesta di sicurezza sul lavoro come una cosa fastidiosa, la paura della criminalità come qualcosa di liberare. Noi dobbiamo capire che è possibile che questi studiosi, opinionisti che scrivono, sono opinionisti pagati e hanno dato all'ammasso il loro cervello, lo sappiamo perfettamente. Io non riesco a capire come possono dire cose di questo tipo. Non comprendono che da quando praticamente, cioè dopo guerra, siccome la società si è ricostruita e c'era un rapporto positivo tra Stato, pubblica amministrazione e cittadino, questo rapporto ogni giorno lo Stato, pubblica amministrazione faceva sempre qualche cosa per peggiorare il rapporto del cittadino, la situazione del cittadino, e una volta con una tassa in più, e una volta con il pagamento praticamente di quando fai la sosta con la macchina, è una volta con ragioni di carattere previdenziale, è una volta con la diminuzione dei salari, è una volta con la diminuzione dei diritti, è sempre di più, ogni giorno di più, ogni mese di più, ogni anno di più, finché arriva un ente, la comunità europea, che praticamente toglie a chi ha lavorato per tutta una vita, toglie praticamente i soldi, quello che spetterebbe come pensione, perché i conti dicono che è necessario. E finché arriva sempre una comunità o dei politici o dei governi che non ti rifondono, se tu praticamente hai versato e risparmiato dei soldi e la banca se li è presi, non solo, fanno una legislazione indicata dalla comunità europea per cui ti sottraggono qualche cosa per il fatto che la banca perde dei soldi. E poi quello che è successo a Cipro, ti prendono dei soldi, quello che è successo ai greci, che sono stati costretti a non pagarsi le medicine, a non fare una vita normale, a fare una vita al di sotto delle soglie, diciamo, di decenza. Perché sempre di più, a questi non gli viene in mente che forse il populismo dipende dal fatto... Ma il populismo è una cosa validissima, è stata inventata, pensa, a fine 800 negli Stati Uniti. Il partito populista chiedeva la nazionalizzazione delle ferrovie contro quei tycoon che poi alla fine erano i proprietari delle ferrovie, famose ferrovie che univano l'est all'ovest, e che si trasformarono tutti in grandi finanzieri. Chiedeva la nazionalizzazione della banca centrale e chiedeva tutta un'altra serie di cose positive.
tutte positive. Questo è nato, così è nato il populismo. Che poi cos'è successo? È successo disgraziatamente che nel grande braccio di ferro, come al solito, hanno vinto gli ex proprietari delle ferrovie, trasformati in finanzieri. I grandi finanzieri del Novecento erano tutti ex titolari delle ferrovie. Dunque, no, dicevo che non gli viene in mente a questi praticamente opinionisti che forse il populismo deriva proprio da questo, dal fatto che cittadino, io almeno nella vita mia, si è visto sempre di più diminuire i diritti, sempre di più aumentare le richieste, sempre di più soffocare dalle istituzioni. Non gli viene in mente che forse non è la risposta. E loro che cosa fanno? Scrivono gli articoli come questo qui di Luciano Floridi. Scrivono gli articoli, dice come superare il populismo. Ma perché non ti chiedi perché il populismo c'è? Perché... Ma il populismo è un partito serio, onesto. Come superare il liberalismo? Come superare il cattocomunismo? Allora, queste sono le cose che dobbiamo fare. Qui è così. La democrazia italiana è malata di populismo. La cura serve una terapia nuova. E poi da alcuni suggerimenti. Il primo, la democrazia è stata l'antibiotico per curare ogni problema politico. Ma che è un argomento questo? Ma cerca di vedere perché le persone che non trovano lavoro, che praticamente che hanno difficoltà nel lavoro che hanno, che guadagnano poco, che trovano tutte le spese aumentate dal punto di vista sociale, che vedono che i servizi non funzionano, perché non dicono questo? Perché non dicono come si trova male una persona normale? Ma certo, loro hanno ragione quando dicono che sono radical chic. Poi, la seconda soluzione, secondo Malanno, la democrazia italiana soffre di un circolo vizioso. La società civile si distacca dalle istituzioni e si disinteressa della gestione politica. Ma santo cielo, ma saranno i politici che si disinteressano della vita sociale. Terza maniera per superare il populismo. Manca l'ossigeno di un progetto umano per il XXI secolo. Manca qualcosa che c'entra. Ma il progetto umano è nel populismo, è nel partito populista, no? Ecco. Qual è il progetto umano? È quello lì. Che devono, la gente deve aderire al progetto di essere sempre più vessata, sempre più colpita da diritti che ci sono sempre di meno, sempre più praticamente addirittura derubata di quello che ha costruito nella propria vita, sempre di più così. Questo deve fare secondo questi opinionisti. Ma allora come si fa? Ecco qui. Come si fa a far vincere i buoni? Perché naturalmente i buoni sono quelli che sono contro i populisti sono i cattivi. Sono i cattocomunisti, sono buoni. È ora che i buoni si organizzano per dare una mano a sconfiggere il populismo rampante. I buoni si devono coordinare. Perciò, prima i buoni iniziano a fare sul serio, meglio è. E visto che sono buoni, perché non cercano di capire quelli che loro chiamano cattivi perché si comportano così? Guardate che questi articoli sono gravi, questi uno che dice che Trump che c'ha ragione, e Trump c'ha ragione quando praticamente dice agiamo noi come ente nazione, che agiremo molto meglio di queste entità sovranazionali che fanno gli interessi soltanto dei finanzieri. Però dice fa male a comportarsi così, però c'ha ragione nella sostanza. Ma questi due articoli sono veramente scoordinati, non capiscono la realtà della vita sociale. Forse perché loro beneficiano nella loro vita di situazioni di tranquillità economica, sociale, però non vivono la vita reale di chi tutti i giorni hanno solo la puzza sotto il naso. Sono i radical chic. I radical chic, c'è poco da fare. Il termine li ha definiti per quello che sono, ma delle merite testa del cazzo. Costa praticamente Rampini li chiama radical chic. Certamente. Che vivono nei loro salotti. Certamente. Nei loro salotti buoni. Certo. E praticamente si sono messi in testa che praticamente questa è la società. Questi ci sono sempre stati. Perché erano quelli che durante la Rivoluzione Francese si esibivano
disgraziatamente non ce l'hanno fatta a tagliargli il collo a questa gente qui, a quei signorini lì, a quei moscardini, si chiamavano moscardini, capito? Cos'è finito? È finito che non gli hanno tagliato allora, il collo. Allora io vi devo salutare. Sì, io però voglio finire con la fine di un articolo. Allora, mentre tu parli e ti metti al posto mio... No, leggo di qui, da un minuto. No, non è brutto che non ti si vede. Ma no, lascia pure, non te lo dico io. Allora, un articolo, l'articolo è questo qui di Federico Rampini, vedo, ecco qui la fotografia, dove lui a conclusione dice: mi riconosco nell'analisi di due ex dirigenti della Homeland Security and Border Protection che lavorarono per l'amministrazione Obama, Nate Brueggemann e Ben Rohrbaugh. Il dibattito su come rispondere al boom dei richiedenti asilo è stato dominato dagli estremi. Lui si riferisce, essendo vivendo lui in America, si riferisce alla situazione americana. Certo. Ma è identica, infatti lui poi arriva alla conclusione. Da una parte ci sono quelli che vogliono punire i migranti e ignorano i nostri obblighi verso i profughi. Al polo opposto c'è un'altra visione estrema, per cui chiunque si presenti al confine meridionale deve poter entrare negli Stati Uniti e rimanerci finché non commette un crimine. In mezzo a questo stallo, l'alto costo del transito illegale provoca una selezione alla rovescia. È quello che succede in Italia oggi. Partono dal Sud America e dal Centro America non i più bisognosi, ma chi si può permettere di pagare molte migliaia di dollari. Perfetto. La soluzione realistica, spiegano i due esperti, è spostare i centri di esame dalle richieste di asilo in Messico e in altri paesi dell'America Centrale. Solo così si può avvicinare chi ha più bisogno, evitando che a governare i flussi siano la disponibilità economica e i trafficanti criminali. Esattamente quello che è sempre successo qui in Italia. Questo articolo lo dovresti fotocopiare. Va bene. Il problema si pone anche in Europa, vedi che lo scrive anche lui. E lo ha esposto impietosamente un grande economista progressista, Robert Skidelsky. Metà dei medici del Malawi, uno dei più poveri dell'Africa, lavorano negli ospedali di Londra. È così che stiamo aiutando il Malawi? Domanda con la risposta ovvia. È tutta una operazione di schiavitù, il nuovo schiavismo, i nuovi negrieri che tra l'altro sono sempre stati, se tu vai a vedere, sono sempre quelli della stessa razza. Questo che questo articolo qui quale... Quale rivista è? La rivista è O7 del Corriere della Sera, mi sembra. Questo lo dovresti fotocopiare? Sì, lo fotocopio. Oppure me lo lasci? Sì, te lo lascio se vuoi. Perché questo noi dobbiamo parlare poi. Esattamente. Perché questo è accentrato proprio. Esattamente. Perché solo i ricchi si possono permettere di fare quei viaggi. E non solo. E quelli che promettono i soldi ai negrieri. Esatto. Perché quelli che trasportano questi negroni, era una nota che una cosa che aveva notato mia moglie, intanto sono tutti monolingua, soprattutto monolingua che è il francese, parlano perfettamente il francese, perché sono tutti gestiti da potenziali negrieri che parlano francese, ma la razza la sappiamo qual è. E poi che hanno sicuramente promesso una tangente a chi li ha trasportati, una tangente che ottengono anche con la criminalità, perché devono pagare sta gente, quindi il discorso è molto chiaro. Dopodiché io ti saluto, hai qualcosa da aggiungere ancora? Sì, diciamo che la situazione che si sta proponendo adesso in Europa è una situazione nuova e positiva, perché finalmente ci sono molti stati che hanno dei governi che dicono no all'Europa, che dicono no a questa Europa, che contrastano questi principi antidemocratici della Comunità Europea, in cui gli organi della Comunità Europea sono stati i primi a violare il diritto comunitario e certe volte gli unici, e vengono attaccati invece gli Stati. Quindi praticamente c'è una situazione abbastanza positiva che dovrebbe avere, diciamo, sicuramente ce l'ha. Sicuramente ce l'ha. Che ci dovrebbe essere un miglioramento, sì, e uno sfogo in un cambiamento dell'Europa.
ci sarà un cambiamento dell'Europa in positivo anche in termini, attenzione, importantissimi di geopolitica. La nuova Europa sarà nuova dal punto di vista geopolitico e andrà contro gli interessi dei finanzieri. Ormai l'abbiamo visto. Allora, basta che in Francia vinca la Le Pen, il discorso è chiuso. Lo stavo per dire, il dottor Vitali, ma letto nel pensiero, sì, va bene. Anche perché i nostri pensieri spesso sono così, Collima. Ci vuole proprio quello. Sì. Ok, buonasera a tutti, buon luglio a tutti, speriamo di vederci prima delle vacanze, anche se io le vacanze l'ho già fatta. E ricordiamoci sempre che... Voglio dire un'ultima cosa, dai, sì, dai. Non basterà il bacio del Papa con Macron per risolvere i problemi. Volevo dire che sono stato a Londra e posso dire, come quello che ho visto in Germania, in Austria, dove vado tutti gli anni, che in Londra si sta benissimo, è una città vivissima. È sempre stata, vivibilissima. L'industria e il commercio sono molto, diciamo, floride. Ho incontrato molti italiani in alcuni posti in cui si possono incontrare e mi hanno raccontato tantissime cose, che lì c'è lo spazio per poter lavorare. Ci sono delle difficoltà che sono dovute alla lingua, che sono dovute anche alla mentalità degli inglesi, però lì c'è una vivacità, un'operosità, un'apertura che io già sapevo, perché il mio medico omeopatico qui ci ha messo 3 anni, lì ci ha messo 1 giorno per aprire il suo studio omeopatico. Capite che differenza che c'è? E soprattutto non ci sono le buche a Londra. Londra, quello che vi posso assicurare, anzi voglio cogliere l'occasione per dire questo, che la politica della May è buona, molto buona dal punto di vista anche del rapporto con la comunità europea, perché la maniera moderata con cui ha scelto, la strategia che ha scelto per poter non confliggere con la comunità europea, è entrare intanto nella Brexit in una maniera moderata e molto positiva. E persone del suo governo, che invece sono più istintive dei più sudisti, delle persone più sudiste del mondo, invece di essere ragionative, farebbero bene praticamente a comprenderla questa politica, invece di richiedere chissà quali cose alla comunità europea, all'Inghilterra, rispetto a quello che deve chiedere la comunità europea. Quindi è un incoraggiamento a Theresa May, che prosegue la sua strada, anche se gli è stata molto complicata da questi estremisti. Sono stati degli estremisti, sì. Ok, buonasera a tutti. Allora io